22 gennaio sono uscite le candidature agli Oscar del 2019. Io sono un po' sorpreso, però nel complesso mi sono piaciute. Innanzitutto ripetiamo velocemente i candidati per le diverse categorie, ne salterò un paio per non annoiarvi troppo. Passeremo poi a delle riflessioni. Cortometraggio. Candidati. Detainment. Fauve. Marguerite. Mother and Skin. Documentario. Free Solo. Hill Country This Morning, This Evening. Minding the Gap. Of Fathers and Sons. RBG. Canzone. All the Stars in Black Panther. I'll Fight in RBG. The Place Where Lost Things Go in Il Ritorno di Mary Poppins. Shallow in A Star Is Born. When a Cowboy Trades His Purse for Wings in La Ballata di Buster Scruggs. Colonna sonora originale. Black Panther. Black Clansman. Se la strada potesse parlare. L'isola dei cani. Il Ritorno di Mary Poppins. Montaggio sonoro. Black Panther. Bohemian Rhapsody. Il primo uomo. A Quiet Place. Roma. Sonoro. Black Panther. Bohemian Rhapsody. Il primo uomo. Roma. A Star Is Born. Effetti speciali. Avengers Infinity War. Christopher Robin. Il primo uomo. First Man. Ready Player One. Solo. A Star Wars Story. Trucco acconciature, Border, Maria Regina di Scozia, Vice. Costumi, La Ballata di Buster Scruggs, Il Ritorno di Mary Poppins, Black Panther, La Favorita, Maria Regina di Scozia. Fotografia, Cold War, La Favorita, Never Look Away, Roma e A Star Is Born. Scenografia, Black Panther, La Favorita, Il Primo Uomo, First Man, Il Ritorno di Mary Poppins, Roma. Montaggio, Black Clansman, Bohemian Rhapsody, La Favorita, Green Book, Vice. Il film d'animazione, Incredibili 2, L'Isola dei Cani, Mirai, Ralph Spacca Internet, Spider-Man, Un Nuovo Universo. Film straniero, Cafarnao, Cold War, Never Look Away, Roma, Un Affare di Famiglia. Sceneggiatura non originale, La Ballata di Buster Scruggs. Black Clansman, copia originale, Se la strada potesse parlare, A Star Is Born. Sceneggiatura originale, La Favorita, First Reformed, Green Book, Roma, Vice. Attrice non protagonista, Amy Adams, Marina De Tavira, Regina King, Emma Stone, Rachel Weisz. Attrice non protagonista, attore non protagonista, Mahershala Ali, Adam Driver, Sam Elliott, Richard E. Grant, Sam Rockwell. Attore protagonista, Christian Bale, Bradley Cooper, William Defoe, Rami Malek, Viggo Mortensen. Attrice protagonista, Yalitza Aparicio, Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga, Melissa McCarthy. Regia, Spike Lee, Paweł Pawlikowski, Yorgos Lanthimos, Alfonso Cuarón, Adam McKay. Miglior film, Black Panther, Black Clansman, Bohemian Rhapsody, La Favorita, Green Book, Roma, Star Is Born, Vice. Elenchiamo i film con più nomination. Roma e La Favorita ne hanno avute 10, e Star Is Born ne ha avute 8, come Vice, sempre 8. Black Panther addirittura ne ha avute 7, ed è il primo cinecomic candidato al miglior film della storia del cinema universale. Nolan aveva ragione, fottutamente ragione. L'aveva detto che Black Panther avrebbe concorso per la categoria più importante agli Academy Awards. Dannazione. Addirittura è stato più considerato qui negli Oscar che nei Golden Globe, perché qui ha avuto addirittura 7 candidature, cazzo. Su Roma, che ne ha avute 10, c'è da dire che ha raggiunto il record del film La Tigre e il Dragone di Ang Lee, che era il lungometraggio non in lingua originale con più nomination agli Oscar fino ad ora. Quindi complimenti a Roma, che non era stato candidato come Best Picture ai Golden Globe per una regola interna a questo premio, ma qui potrebbe davvero sbancare, vincere un casino di roba, anche se è molto molto difficile che gli assegnino sia il miglior film che il miglior film straniero. Comunque è piaciuto un sacco all'Academy, è infatti un bellissimo film, assolutamente, e sono state apprezzate poi tantissimo le attrici che ai Golden Globe non erano state cagate. La Favorita, o comunque non erano state apprezzate così tanto, La Favorita pure ha ottenuto un numero di nomination considerevole, sempre 10, anche se credo che sia stato ritenuto leggermente inferiore rispetto a Roma, proprio per il tipo di candidature. Comunque, esaltatissime le attrici anche di questo film, molto femminile, in quanto addirittura ci sono due candidature nella stessa categoria, quella della miglior attrice non protagonista, attribuibili a questo film. È piaciuto molto anche Cold War, un altro film in bianco e nero come Roma in concorso, che è stato addirittura candidato per la regia, Pawlikowski. Quindi ci sono varie differenze rispetto ai Golden Globe, anche per quanto riguarda La Ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen, che aveva vinto per la sceneggiatura a Venezia, ma era stato snobbato completamente appunto ai Golden Globe. Qui invece ha ricevuto 3 candidature e ha ottime, ottime possibilità per la sceneggiatura non originale. Poi mi è dispiaciuto abbastanza per Clint Eastwood, che con The Mule poteva avere qualche candidatura, poteva avere qualcosa, è sempre un mito del cinema, però non è andata. Quello che mi è dispiaciuto forse di più è stato Suspiria, non è stato nemmeno candidato per il trucco, anche se secondo me sarebbe stato meritevole di considerazione per la miglior attrice non protagonista, Tilda Swinton, e mi è dispiaciuto molto.
Nel complesso però ho trovato queste nomination addirittura più interessanti rispetto a quelle dei Golden Globe e credo che la cerimonia del 24 febbraio ci riserverà varie sorprese. Manca solamente un mese circa, quindi iscrivetevi al canale per non perdervi novità e analisi riguardo il mondo del cinema e io vi ringrazio per aver visto questo video.